Sì, un anno e mezzo difficile. La pandemia è una piaga e continua a essere una piaga, però nonostante ciò devo fare i complimenti al mio assessore Costantino Giulla e anche all'assessorato allo sport e alla cultura di Palermo, e devo fare anche i miei complimenti al distretto turistico che è stato veramente di grande appoggio, anche un ringraziamento alla presidenza e alla direzione del Parco della Valle dei Templi. Sì, si riparte con precauzione, naturalmente bisogna rispettare tutte le norme per quanto riguarda la prevenzione anti-Covid. Il cartellone è ricco, non è stato mai così ricco, e tanti eventi, qualcuno l'abbiamo dovuto interrompere e saltare proprio per la tragica notizia delle morti di Ravanusa, ecco, morti di Ravanusa. E nonostante ciò siamo riusciti ad andare avanti, gli sforzi sono stati grandi, immani, e anche la notte di Capodanno non ci sarà il classico concerto di Capodanno perché è impossibile farlo, ripeto, proprio per le prescrizioni anti-Covid, però ci saranno degli eventi lungo il centro storico, la via Atenea di Agrigento, e sarà, penso, una cosa molto molto interessante e graziosa. Di Agrigento, diciamo che dopo questo periodo di Covid, quindi un periodo dove tutte le città della regione Sicilia sono state ferme, Agrigento invece ritorna alla ribalta. E diciamo che il 31 sera ci sarà uno spettacolo itinerante all'interno della città di Agrigento, sarà un evento, l'unico evento organizzato in Sicilia per quanto riguarda questa tipologia di spettacolo. E sarà all'interno sia della via Atenea che tutte delle vie limitrofe adiacenti alla via Atenea. Ci saranno artisti di strada, giocolieri, street band, ci sarà anche animazione con dei palloncini, con delle fontane, fontanelle. Comunque sarà un momento molto grazioso. Ma non solo questo, ci saranno anche durante il periodo di Natale un po' di spettacoli sia all'interno delle chiese che anche all'interno delle vie cittadine. E vi aspettiamo tutti naturalmente in piazza e siamo tutti qua veramente ad accogliervi.